Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. In questo tutorial vi parlerò dell'effetto glow. Glow vuol dire bagliore e praticamente noi cercheremo di creare un bagliore sulle nostre immagini. Non è il bagliore che avrete visto in altri tutorial, questo bagliore serve a rendere più accattivanti le immagini. Guardate come ho cambiato questa alba di Matera, che era così, è diventata così. Guardate come questa ragazza, che è già molto bella, non è una foto mia, l'ho presa su Pixyar. Guardate il prima e il dopo. Ecco, vedete come si è creata una luminosità intorno alla ragazza che prima non c'era, nonostante l'immagine fosse già molto bella, prima e dopo. Oppure guardate questa immagine del bosco, prima e dopo. Guardate come i chiari e scuri, è un po' come l'effetto Orton, anche l'effetto Orton, questi bagliori, però questa tecnica che vi insegno oggi, secondo me, è quasi meglio dell'effetto Orton. Andiamo alla prima immagine, quella di Matera. La tecnica è sempre la stessa. Quindi ve la spiegherò tre volte di seguito, vedrete l'effetto su tre immagini diverse, ma la tecnica è sempre quella. Quindi una volta imparata, basta seguire quella tecnica lì. La prima cosa che andiamo a fare, va bene, io qua non l'ho ancora creato, ho l'effetto che avevo già fatto io, quindi lo chiudo per non farvelo vedere. Mi posiziono sull'ultima correzione che avevo già fatto in precedenza, perché l'immagine originale era questa, era parecchio diversa. Allora, partendo da questa, faccio maiuscolo CTRL ALT E o maiuscolo COMMAND OPTION E e ottengo un livello soprastante che contiene tutti i livelli precedenti. Questa è una cosa che dovete imparare. Ricordatevi le scelte da tastiera perché non esiste un altro modo per creare questo livello. Allora, una volta che ho fatto questo, la prima cosa che vado a fare è andare a creare un effetto sfocatura su questo livello. Prima di farlo, trasformo l'oggetto in un livello avanzato, tasto destro, converti in oggetto avanzato. Questo perché? Perché quando inserirò il filtro sfocatura, poi in futuro potrò andarlo a correggere. Quindi inseriamo questo livello, andiamo sotto filtro, controllo sfocatura, controllo sfocatura. E andiamo a dare una sfocatura, qui la stiamo vedendo, una sfocatura intorno al possiamo fare dal 50 al 75-80%. Visto che questa immagine qua è un'immagine abbastanza grande, perché è un'immagine scattata con una fotocamera full frame, vado a fare un raggio di 75. Se avete delle immagini più piccole dovete abbassare il raggio. Comunque vedete la sfocatura è molto forte. Allora, confermo. E che cosa mi serve questa sfocatura? Intanto guardiamo, se io vado in regolazioni e applico bianco e nero, cosa succede? Che dove ci sono le luci è bianco e dove ci sono le ombre, dove ci sono le zone più scure è nero. Se guardate, vedete, tutto quello che è chiaro sono le luci che erano nel cielo. Adesso io cancello questo livello che era solo per farvi capire grosso modo che cosa dobbiamo fare. Allora, questo livello io lo trasformo in luce lineare. Eccolo qui, e abbasso il riempimento al 15%. E vedete che ho un'immagine un po' più scura, un po' più contrastata, ma è quello che interessa a me. Io la voglio proprio così. Vedete, è già una bella immagine, ma ora andremo ancora a correggere. A questo livello vado ad applicare due livelli di regolazioni. Prima però di fare questo, faccio un doppio clic direttamente sul livello e mi si apre questo stile livello. Qua devo andare a fare in modo che vengano protette le zone molto scure e le zone molto chiare. Quindi andiamo a selezionare con Alt questo triangolino qui, che premendo Alt si divide in due, e andiamo a proteggere da 80, 80. Io di solito proteggo da 85-86. Stessa cosa. Premendo di nuovo il tasto Alt, mi sposto all'indietro e proteggo più o meno da 200 a 255. Questo vuol dire, se avete tenuto d'occhio l'immagine, vedrete che un po' è cambiata perché va proprio a proteggere delle parti ben precise dell'immagine. Poi, doppio clic invece sulla scritta livello 1, vado a cambiare il nome, lo chiamo Glow.
perché su questo livello andrò a mettere i due livelli di regolazione che mi interessano. Quindi il primo livello è curve, vado qui, seleziono curve. Allora, devo fare in modo che il livello curve agisca solo su questo livello e non su tutti i livelli che ci sono sotto. Quindi vado a cliccare qua. Vedete, cliccando qui comparare la freccetta che mi indica che sto lavorando su quel livello lì e non sugli altri. Poi applico tre punti, i tre punti sono ombre, mezzi toni, luci e poi vado ad alzare i mezzi toni. Guardate come cambia l'immagine mentre io alzo i mezzi toni. Posso abbassare un po' le ombre e poi per le luci vedo cosa preferisco fare. Diciamo che le luci le lascio così come sono, mi va bene così. Qui posso alzare ancora un po', vedete che più alzo e più i mezzi toni diventano più chiari. Ecco, direi che ho fatto quello che volevo. Però questo livello qua io cambio il metodo di fusione e lo chiamo luminosità. Quindi posso ancora rivederlo un attimo con il metodo di fusione giusto, vedete? E qui andiamo pure in alto. Possiamo anche attaccarci al soffitto, non succede niente perché stiamo lavorando su un livello molto particolare. Se lo facessimo in un livello normale avremmo rovinato l'immagine. Poi utilizziamo un altro livello che si chiama bilanciamento colore e qui andiamo a giocare con i mezzi toni, le luci e le ombre. Partiamo dai mezzi toni, vediamo se andiamo verso il rosso non va bene, se andiamo verso il blu neanche, quindi andiamo un pochettino verso il rosso. Poi il magenta, esagerato, esagerato, anche qui direi di andrei leggermente verso il magenta con i mezzi toni e poi il blu è troppo forte, il giallo mi sembra troppo caldo, quindi ci spostiamo, ma andiamo verso il blu. Qui si tratta ogni volta di decidere, se io facessi 10 volte questa immagine farei 10 immagini diverse, ve lo assicuro. Poi ombre, anche in questo caso vediamo un po', qui assolutamente no e qui neanche, però direi che con il blu mi piace un po' di più perché dobbiamo guardare anche il cielo. E poi verde no assolutamente, andiamo un pochettino verso il magenta perché era un'alba e le luci dell'alba sono molto particolari. Qui direi di andare, anche qui andrei verso il giallo, perché vedete col giallo o esagero ma non mi piace, ma rimanendo più o meno qui mi va bene. E poi lavoriamo anche sulle luci. Le luci le teniamo un pochettino più rosse perché col blu vedete me le perdo, ma col rosso mi piace perché ho questo tono blu. Il verde qui può andare, magenta no, quindi andiamo verso il magenta. E qui abbiamo il blu che secondo me rende meglio e il giallo che va non va tanto bene. Ecco, vedete che ho ottenuto questo colore molto particolare. A questo punto vado a unire, ecco, una cosa che ho dimenticato di fare, anche in questo caso devo fare in modo che lavori solo sull'immagine sottostante. Vedete che l'immagine cambia un po'. Allora vediamo di rivedere un pochettino, perché visto che lavoriamo su un livello che riguarda solo il livello che io ho chiamato glow, a questo punto vediamo ancora un attimo. Ecco, vedete che dipende molto da quante immagini, quanti livelli io ho sotto e su quanti livelli agisco. Vedete, luci, mezzi toni, qui. Ecco, vedete che cambia e come ho detto prima, io la facessi 100 volte, 100 volte la faccio diversa perché ogni volta mi sembra più bella e quindi. E le ombre, anche qui noi abbiamo messo, possiamo, perché abbiamo una protezione sulle ombre, vi ricordate, l'abbiamo messa prima. Però direi che qui possiamo rimanere dove eravamo e anche qua rimaniamo più o meno qui. Ecco, abbiamo ottenuto la nostra immagine. Selezioniamo i tre livelli, selezionato bilanciamento colore, tengo il tasto maiuscolo premuto, premo anche il livello che ho chiamato Glow e a questo punto o Ctrl G oppure semplicemente cliccando sulla cartellina qua in basso crea un livello, un gruppo, doppio clic e lo chiamo Glow. E andiamo a vedere la differenza tra il prima e il dopo. Vedete quanto è più bella questa immagine con questi giochi di luce, questi bagliori che escono fuori da queste case bianche e abbiamo un'immagine molto particolare. Poi andiamo sulla seconda immagine che è questa ragazza. Qui
Come vi ho detto, non è un'immagine che ho scattato io, è un'immagine che ho preso su Pixar. È un sito dove ci sono le immagini gratuite, quindi se andate a cercarla la trovate anche voi. Stessa procedura di prima, Ctrl J, duplico il livello, poi vado a sfocarlo oppure posso fare il passaggio che ho fatto prima, tasto destro, converti in oggetto avanzato, livello, fusione del livello, luce lineare. Poi andiamo a dargli un riempimento del 15%. Ecco che abbiamo la nostra immagine, prima e dopo. Poi andiamo invece a applicare il filtro, sfocatura, controllo sfocatura e qui abbiamo il nostro filtro. Questa è un'immagine abbastanza piccola, quindi io direi di andare a 50 pixel, un raggio di 50 pixel, un raggio un po' più basso. Confermo con ok. Poi vado a dare la protezione dei chiari e degli scuri, quindi doppio clic, tasto Alt premuto, mi sposto verso l'interno, vado a proteggere questa parte qua, poi di nuovo tasto Alt premuto, vado verso 200, confermo con ok. A questo punto devo andare a inserire le curve. Curve, andiamo a dirgli che lavori solo su quel livello lì, conviene sempre farlo prima perché se lo facciamo dopo, come avete visto prima, può cambiare l'immagine. Aumento i mezzi toni, vedete che l'effetto glow sta uscendo molto forte. Posso aumentare anche un pochettino le luci, mentre invece i neri li lascio così come sono, possono andare bene. Poi, ultimo livello che devo inserire è questo livello di bilanciamento colore. Anche qua ricordiamoci sempre prima, spunto questa piccola icona perché vada a lavorare solo sul livello che si chiama sfondo copia, che chiamiamolo glow così sappiamo qual è, che è il livello di base che avevo creato, e su questo vado a lavorare sui mezzi toni. Allora, vediamo. Intanto conviene sempre andare o all'inizio o alla fine e vedere quale dei due sembra lavorare un po' meglio. Direi che i mezzi toni vanno, poi magenta troppo rosso, il verde assolutamente no, quindi andiamo verso il magenta. Poi abbiamo il giallo esagerato, il blu non è male, quindi a questo punto ci fermiamo, io direi di fermarmi sul blu. Stiamo lavorando sui mezzi toni. Poi le ombre, anche qui le ombre troppo blu diventano, troppo verdi. E col ciano e qui sono troppo rosse, ma le preferisco rosse, ma diciamo ridotto al minimo. Magenta, questo non è male, il verde non mi piace per niente, quindi fermiamoci a un minimo di magenta. Qui di nuovo il blu non è male, il giallo è esagerato, quindi ci fermiamo a un minimo di blu. Poi abbiamo ancora le luci, anche in questo caso il ciano assolutamente no. Il rosso mi sembra buono e ci fermiamo però sempre al minimo. Poi magenta non è male, verde no e ci fermiamo qui e poi andiamo a vedere, direi che il blu in questo caso va bene. Ovviamente questo lavoro qui lo dovete fare pensando a quello che vedete sullo schermo e in base alla vostra immagine. Andiamo a diminuire un pochettino qua sulle ombre. Sono troppo, ecco, vediamo un po' con il ciano, ecco, e qui anche qui, ecco, dovete lavorare guardando la vostra immagine. Guardando la vostra immagine potete scegliere come lavorare. Selezionate di nuovo, ecco, poi se non vi piace, vi sembra troppo marcato, potete abbassare l'opacità al livello. Selezioniamo i nostri tre livelli insieme, cartellina in quale li mettiamo e vediamo un prima e un dopo. Mi sembra un po' marcato, possiamo ancora abbassare un po' la tonalità. Ah, ecco, però c'è una cosa da dire, che quando abbiamo preso il livello curve non abbiamo inserito luminosità e quindi il livello è molto diverso. Ecco, vedete come è migliorato cambiando il metodo di fusione. Adesso abbiamo effettivamente una bella immagine, guardate il prima e il dopo, vedete? Se ci sembra che qua sia un po' troppo scuro, possiamo tornare qua, cliccare di nuovo su questo livello e andare a cambiare la protezione delle ombre. Vedete, se io
aumento qui questa protezione, guardate come si scurisce sopra la testa e come si schiarisce sopra la testa. Questo è proprio per capire come gestirlo. E sui toni bianchi possiamo scurire o schiarire anche qui, ma io direi che fermandoci intorno a 200-205 va bene. Ok, vedete un bel prima e dopo, un'immagine molto bella. Adesso andiamo invece a lavorare su un'immagine che avete scattato voi sicuramente in questi giorni, perché è la classica immagine autunnale. La mia immagine, dopo essere passata in Camera RAW, era questa. Con l'effetto glow è diventata questa. Vi faccio rivedere i vari passaggi, quindi Ctrl J, duplico il livello, non vado a fare un livello avanzato, vado subito a fare filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Lo porto a 75 perché so che 75 più o meno va bene, perché come vi ho detto devo stare tra un range tra 50 e 70, 75. Questa è un'immagine che è grande, quindi lo porto a 75. Guardate qui, queste sono le zone luminose dell'immagine e queste ovviamente sono le zone scure, senza neanche trasformarle in bianco e nero. Metodo di fusione. Luce lineare e riempimento 15%. Questa è la tecnica. Questa tecnica qui ci chiede di fare questa cosa. Poi andiamo sotto curve, selezioniamo la curva che va qui, cambiamo il metodo di fusione, lo facciamo prima così non ce lo dimentichiamo e clicchiamo 1, 2 e 3, quindi mezzi toni, ombre e luci. Alziamo i mezzi toni. Mentre il resto direi che possiamo lasciarlo così. Possiamo anche alzare un po' le luci, poi si tratta poi sempre di decidere. Diciamo che questi sono livelli che comunque sono apribili anche dopo, quindi non è che questa è una correzione definitiva. Adesso vado a fare l'altra correzione, bilanciamento colore. Anche qui vado a cliccare qua in modo che lavori sul livello che ora si chiama sfondo copia, ma che sarebbe il livello glow. A questo livello andiamo a lavorare, vediamo un po'. Assolutamente sul ciano no, ma sul rosso mi piace molto, mi piace anche un pochino più alto. Poi qui andiamo a vedere magenta e verde, no, mi piace di più il magenta. Giallo e blu. Ecco, il blu in questo caso mi piace molto perché crea proprio quell'effetto glow. Quindi lo abbassiamo un po', ci fermiamo intorno a 39-40, ma abbiamo un bel effetto. Poi ombre, le ombre anche qui ciano no, rosse sì, quindi non troppo rosse, ma comunque ci fermiamo un po' prima. Magenta e verde, direi che stiamo sempre un po' di più sul magenta, e giallo e blu, in questo caso io direi che con le ombre andrei sul giallo, visto che prima ero andata sul blu. Adesso vado sulle luci e anche in questo caso vedete, le luci diventano più rosse, guardate il centro dell'immagine, questa zona qui. Le luci diventano più rosse, se mi abbasso spariscono e così diventano, si allargano e diventano più azzurre. Direi che possiamo lasciarle un po' più larghe e metterle lì. Poi magenta, in questo caso non mi piace, resterei un pochettino sul magenta e invece qui abbiamo un doppio effetto, andrei sul giallo comunque. In questo caso abbiamo selezionato tutto giusto, chiudiamo i tre livelli insieme e lavoriamo in questo modo. A questo punto, su un'immagine come questa, potremmo ancora aggiungere, volendo, anche sulle altre, una tinta unita che adesso qua è gialla, ma io la cambio un attimo. Metodo di fusione luce soffusa, che è questa. Ovviamente andremo a abbassare un po' l'opacità, ma prima di tutto cambiamo il colore. Quindi doppio clic sul nostro livello e andiamo a vedere quali colori potremmo utilizzare. Guardate, più ci spostiamo e più abbiamo dei colori incredibili, fantastici. Così no, blu ovviamente no, questo neanche, però io direi che possiamo rimanere su dei toni che sono tra uno e l'altro. Una volta che abbiamo cliccato quello, possiamo anche decidere se farli più chiari o più scuri. Per
Qui ovviamente dovete essere voi a decidere in base all'immagine che avete davanti che cosa fare. Perché come ho detto potrete ottenere 10.000 risultati diversi, però questa è la tecnica per arrivare lì. Ok, adesso vedete che senza il colore di riempimento era così, adesso è così, possiamo abbassare un pochettino l'opacità, diciamo un 32. Anzi anche meno 30%, vedete che abbiamo un prima e un dopo molto gradevole. Quindi abbiamo cambiato la nostra immagine che originariamente era così ed è diventata così. È un'immagine autunnale, però ricordatevi che le immagini che vediamo, che piacciono molto alle persone, sono tutte lavorate in questo modo, perché se noi non le lavoriamo così, sono delle immagini molto piatte. Che dicono poco, questa dice poco, questo è un effetto wow, quindi vedete voi, stessa cosa per questa, prima era un'immagine bellissima ma comunque un po' piatta, adesso è un'immagine ricca di luce, molto bella come immagine. E anche qua Matera era sicuramente bella come immagine ma con dei toni freddi che non erano molto belli, devo dire che in realtà c'era un colore abbastanza rosato nel cielo. E di fatti io ho tirato fuori questa che riflette i colori del cielo e ha queste zone di luce molto belle. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettetemi un bel like. Se avete delle domande, fatele. E ricordatevi, se non lo siete ancora, di iscrivervi al mio canale, così sarete sempre informati sulle prossime uscite. Grazie e a presto.